da un post Facebook di Mario Adinolfi del 12 ottobre 2024. Pare che a scatenare la violenza del centro sociale Asca Tasuna contro il convegno Federvita oggi a Torino sia stato il mio programmato intervento per superare la legge 194. Un grande torinese laico e socialista come Norberto Bobbio si chiedeva: perché dobbiamo lasciare ai credenti l'onore di difendere la vita nascente? Lo diceva sul Corriere della Sera, dove Pierpaolo Pasolini scriveva un editoriale intitolato Io sono contro l'aborto e lo descriveva come un omicidio. Esattamente come fa Papa Francesco quando dice che abortire è come assoldare un sicario. Io vorrei essere libero di pensarla come Bobbio, Pasolini e il Papa, di poter dire che, poiché è un omicidio, una legge che lo rende possibile va superata, come sta avvenendo democraticamente in 20 stati americani. La risposta violenta di Asca Tasuna è impedire il mio intervento, intimidire tutti i partecipanti al convegno, scrivere nero su bianco che il cristiano deve finire nella bara e i pro-life sottoterra, senza che questo assalto alla libertà d'espressione e alla libertà religiosa produca il minimo sussulto delle istituzioni. Ma se il popolo della famiglia avesse organizzato un'analoga azione, ad esempio contro un convegno che propaganda l'utero in affitto, Università di Bari ieri, o i trattamenti transgender per bambini dai 5 anni, Università Roma 3 settimana scorsa, scrivendo minacce di morte sui muri antistanti e impedendo l'accesso ai partecipanti, i giornali che avrebbero scritto? Scommetto che avremmo ascoltato duri moniti dal Quirinale in giù. Poiché l'azione è compiuta contro di noi, va tutto benissimo. È accettabile questa disparità?